Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Lo stupore, il ritornare bambini negli occhi vedendo cose incredibili. Questa sensazione ce la regala da anni Mirabilia, questo festival internazionale circense ma anche di arti performative che si celebra a Cuneo dal 31 agosto al 4 settembre, e poi ci sarà anche tutta una sorta di Mirabilia on the road in tutto il mese di agosto. Ma io direi diamo il benvenuto a ormai una voce amica, il direttore artistico di Mirabilia, Fabrizio Gavosto. Benvenuto su GRP, ciao! Grazie mille, ciao, un buongiorno a tutti gli ascoltatori. È sempre un piacere ritrovarti, Fabrizio. Allora, ricordiamo a tutti che ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli, manca molto poco. Ci siamo vicinissimi, infatti è un po'... sono tutti in fibrillazione. Ci credo. In giro per Cuneo, tutto lo staff, è una bella situazione. Senti, ma rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti, è cambiato qualcosa? Abbiamo aggiunto ancora cose a già questo carrozzone che regala veramente un sacco di appuntamenti? Beh, abbiamo contato gli spettacoli e chiuso il programma finalmente. Quindi è chiuso definitivo. A quanto ammonta la cifra? 176 spettacoli. No, vabbè, 176 spettacoli. Cioè, tanti belli grossi. Ma vi siete superati, mi sembra, o no? Sì, c'era proprio la voglia di farlo, di uscire, di fare qualcosa. Allora, non abbiamo tempo di nominare tutti i 176 spettacoli, sennò a Natale siamo ancora qui, altro che agosto, sì. Ecco. Diciamo quelli nuovi, ecco, quelli che non abbiamo ancora nominato, poi gli altri, se vogliono, possono andare a sentirsi quelli precedenti sul podcast che trovano sulla pagina di GRP, ecco. Beh, guarda, uno che parla anche proprio di trasformazione, cioè che è una trasformazione grandiosa, è uno spettacolo degli Acquareator. Quello è uno degli spettacoli che già esistono, molti sono spettacoli che sono nuovissimi, quindi che debutteranno al festival, ma questo l'ho visto due volte in creazione e poi l'ho visto finito. E è uno spettacolo stranissimo perché è un grosso spettacolo che parte con un concerto per pianoforte a coda e violinista e violoncello, e a un certo punto arriva un muletto, e questo è il muletto, urla di togliersi, la violinista vuole rimanere perché sta facendo un concerto al suo posto, certo, inforca il pianoforte, lo alza in verticale e lo sposta mentre entra un camion gigantesco. No, vabbè, cose così, proprio e la gente rimane assolutamente, e beh, ci credo, non è che vedi volare un pianoforte tutti i momenti, ecco, cioè. E poi ne succede di tutto, perché questo camion si trasforma, si rompe. Questo era solo l'inizio, tutto, signori, solo pensate un po'. Solo l'inizio. Si trasforma, escono fuori le 15 persone che sono lì sopra, mettono su un concerto, cominciano a far circo, esce di tutto, strutture, trapezi, eccetera, eccetera. A un certo punto il meccanico finalmente riesce a rimettere a posto il camion. Allora il camion parte, allora tutti chiudono tutto, verso la fine dello spettacolo, dopo aver fatto cose veramente incredibili, cioè un livello tecnico mai visto. Certo. D'altronde sono gli Acquareator, hanno praticamente inventato l'acrobatica anni fa e tutte queste discipline. E rientrano tutti nel camion e lì succede, beh, non posso spoilerarlo, ma succede qualcosa di totalmente inaspettato, e per cui lo spettatore rimarrà veramente sorpreso. Oh, questo succederà il 3 e il 4 settembre, giusto? Il 4 settembre, esatto. Aspetta. E questo era solo uno dei tanti 176 spettacoli. Dove troviamo tutto il programma completo? Guarda, tutto il programma completo sta uscendo, okay, perché appunto l'abbiamo appena finito, messo gli orari a tutto, calcolato, soprattutto i percorsi, la complessità è calcolare i percorsi che può fare il pubblico, perché magari tanti vogliono fare percorsi diversi, certo, un percorso di danza, un percorso di circo per chiaro, le famiglie, un percorso di circo per adulti. Ma secondo me fate così, dal 31 agosto al 4 settembre, trasferiamoci a Cuneo direttamente, così almeno non fai percorsi, ti metti lì sul balcone con la sedia e guardi le cose in alto e basta, e giusto? Guardano le cose. Non è una buona soluzione.
soluzione questa. Ottimo. Senti, anche perché cominceranno all'alba e finiranno dopo il lunedì, appunto, no? Per cui ce n'è da vedere. Allora, io ho sensazione che prima del 31 agosto ci risentiremo, ne sono quasi certa, ecco. Volentierissimo. Fabrizio, ti mando un bacio, grazie per averci raccontato un altro pezzo di Mirabilia, il festival che torna a Cuneo il 31 agosto fino al 4 settembre, ma che prima porta il circo in giro tra Alba, Vernante, Busca e Savigliano. Fabrizio Gavosto, a presto, ciao. A presto. GRP.